Paolino, di sottofondo non ti voglio spegnere perché fa freddissimo, ma sono obbligata. Ehi, una Schweppes solo io e te. Che freddo, mamma mia, poi starò scollata. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, sono più presentabile del solito oggi, ma mi svelo il barbatrucco. Ho sotto la tuta, perché ovviamente video da youtuber, sopra tutta carina, quelle poche volte, e sotto comoda. Il 99% delle volte sono inguardabile, l'1% sono guardabile dalla vita in su, più o meno. Finalmente sta arrivando l'aria primaverile e il caldo, l'estate. E invece no, è ritornato la bufera, la neve, la grandine, il freddo polare artico. Ciao a tutti e a tutti, benvenuti o bentornati in questo mio nuovo video. Come state amici? Come state trascorrendo questa quarantena? Io devo dire che mi sento super produttiva, mi sono fatta tutte le liste di cose che devo fare durante la giornata, il programmino, ho sistemato camera, sono felicissima, è bella in ordine, pulita. Poi non so, sistemare camera è come se facessi proprio ordine mentale, no? Quindi è una rinascita per me. Come avrete sicuramente letto dal titolo e visto dalla copertina, oggi faremo un video ask per conoscerci un po' meglio, no? Insomma, ogni video conoscete un lato di me, il lato pazzo, il lato un pochino più tranquillo. Cioè, mi sento un po' leopardiana, un po' malinconica, con la gobba cieca, brutta, brutta sempre, quello è ovvio, però mi sento un po' filosofica e quindi ho deciso di fare un ask. Ho fatto una storia su Instagram mettendovi il box delle domande. Devo dire che in tantissimi mi avete scritto facendomi le domande più strane e particolari. Ne ho selezionato un bel po' e quindi adesso risponderemo a tutte. Ci sarà da divertirsi. Questo è un video un pochino più statico, un pochino più parlato, me e voi proprio. Dato che in molti sotto le 10 curiosità che avevo fatto mi avevano scritto che l'idea vi era piaciuta, era bello alternare video 24 ore più movimentati a video statici parlati. E allora ovviamente ogni vostro desiderio è un ordine. Ho detto, prendiamo la palla al balzo e facciamo un bel ask. Iniziamo subito dalla prima domanda. Ce la fa? Ludox My Love, che è una mia fanpage, ti saluto, le mando un bacio grandissimo. Giornata tipo in quarantena. Mi saluti, mi chiamo Federica. Ciao Federica, un bacio. Allora, giornata tipo di quarantena. Mi alzo sempre molto presto. Sono molto produttiva durante la mia giornata, davvero. Studio, faccio video, faccio workout. Non è vero, dormo tutto il giorno. No, a parte gli scherzi, cerco di essere il più produttiva possibile. Diciamo che con il workout qualcosa da ridire. E per quanto riguarda invece i video, amici, dato che la mia organizzazione fa abbastanza schifo, se riesco a migliorarmi in questo poco tempo potrebbero uscire più di 2 video a settimana, ma non vi prometto niente, però restate attivi per nuove informazioni, per maggiori informazioni. Sembra tipo una televendita, però non è così, ve lo giuro. No, davvero sto cercando di studiare molto, quindi di portarmi anche avanti. Ogni tanto comunque mi godo dei momenti di relax, guardarmi un film, ovviamente in lingua, perché per chi non lo sapesse guardo sempre TV video e film, perché sono gobba, mamma mia, la maga maga, la strega, il gobbo di Notre Dame, ecco, io leopardiana davvero, un po' ingobbita. Guardo i film in lingua con i sottotitoli in inglese perché mi aiuta tantissimo ed è un ottimo esercizio. La prossima domanda è della Stella di Ludo, che è una mia fanpage, che saluta, a cui mando un bacio grandissimo. Come va con il workout? Devo dire che sono molto costante, mi impegno davvero tantissimo, faccio un sacco di esercizi e soprattutto sto notando ottimi miglioramenti, davvero, proprio sono molto fiera di me stessa. È un fallimento unico, amici, lo faccio 2 volte a settimana e quelle 2 volte durano 15 minuti, 10 minuti sono di recupero, gli altri 5 sono di esercizi apparentemente inutili perché non faccio lavorare bene il muscolo, quindi diciamo che è un po' un fallimento, devo migliorare sulla costanza e sull'impegno. Parto in quarta, magari il primo giorno faccio 1 ora e mezza di workout intenso e poi il giorno dopo basta, cioè io sono un po' così. Giuro che migliorerò, lo prometto solennemente, parola di scout, devo migliorarmi, anche perché se non voglio uscire dalla quarantena rotolando, diciamo che potrebbe tornarmi molto utile. La prossima domanda me la fa Nermin trattino underscore underscore Sada. Ti senti una ragazza furba? La prossima domanda ce la fa Giulia
Giulia Ciglione underscore. Ragazzi, mi sento tipo quella youtuber dei tempi, Torneresti indietro nel tempo per cambiare qualcosa? Allora, ci sono tante cose che vorrei cambiare, però penso che se io non avessi fatto i miei sbagli non sarei qui ora. Tutte le cose, devi stare calmo, tutte le cose che ho fatto, che ho sbagliato, mi hanno portato qui. Quindi sono molto soddisfatta, sono comunque molto felice della mia vita e di quello che ho fatto. Ci sono alcune cose che avrei cambiato, ad esempio quando litigate con qualcuno vorrei tipo avere il potere di stoppare il tempo, trovare una risposta e tipo spegnerlo così malissimo, solamente che quando me le fanno rimango lì così. Poi la sera sotto la doccia con lo shampoo o a letto ripenso a quello che avrei dovuto dire e mi escono le battute della vita, del secolo un po' fallita nella mia vita. La prossima domanda me la fa Rachelin underscore, perché tantino basso, un po' troppo, io devo fare British. Marrandino, vi prego ditemi che sto leggendo giusti i nickname. Come ti trucchi? Allora, la mia makeup routine è davvero inesistente, nel senso che 9 giorni su 10 non mi trucco e quel decimo giorno mi metto filo di ombretto, che ovviamente devo rimettere una decina di volte perché ne metto troppo poco, un filo di mascara direttamente o mi finisce nell'occhio o tutto qua intorno, quindi ho più mascara intorno che sulle ciglia, però ok. Sulle labbra un burro cacao che metto in realtà tutti i giorni. La prossima domanda me la fa ali.greco underscore. La cosa più imbarazzante è successa? Imbarazzanti a me, potrei scriverci un libro, no? Nell'enciclopedia. Il punto è che ce n'è una in particolare che mi ricordo. Mi sono proprio sentita uno schifo, una cacchina. Il punto è che non ero da sola, ma ero con l'Emanuelone, perché ovviamente le gaffe le facciamo insieme. Siamo andati in centro di una città qui vicino perché c'era una specie di manifestazione, comunque c'era fiera, non mi ricordo bene. E avevamo incontrato un'amica di famiglia. Ho chiesto per andare a prendere delle caramelle perché ovviamente era consueto di andare a prendere schifezze. Vabbè, lui si avvicina. Oh, cara, ma siamo in dolce attesa, ma come sono felice, che bella notizia, ma potevi dircelo, ma scritto una femminuccia. Guarda che in realtà non sono in dolce attesa. Ok, me ne vado via. Arrivo io a salutarla. Oh, ma che bello, sei incinta, il bambino maschio o femmina? Non ero incinta. Credo che sia la cosa peggiore. Infatti adesso quando vedo qualcuno incinta che conosco ho sempre il timore di chiederlo. Devo fare domande trabocchetto, no? Per raggirare e arrivare al punto. Prossima domanda la fanno un bel po' di persone, che è: ti piace Luciano? Sei fidanzata con Luciano? Luciano, cosa siete? Amici. È giunta l'ora di dirvelo. Io e Luciano siamo ufficialmente migliori amici. Per chi se lo stesse chiedendo, io e Luciano siamo amici, close friend. Vuol dire amici intimi, nel senso che ci vogliamo un sacco di bene, siamo molto legati. Davvero poco tempo abbiamo stretto un legame di amicizia meraviglioso, fantastico. Siamo molto complici, ci capiamo al volo. È davvero bella l'amicizia con lui, anche perché quando io sto male lui c'è sempre, quando lui sta male io ci sono. Io e lui siamo amici, almeno per me lui è il miglior amico. Ragazzi, arriva la battuta del secolo. Mia Zamolo mi chiede: quando il nuovo fidanzatino? Ragazzi, io credo che arriverò a tipo 80 anni zitella, con 5 gatti belli grassocci che gireranno per casa sdraiata sulla poltrona a guardare programmi molto deprimenti e tristi, tipo quello sui piedi di Real Time, che è una cosa, ragazzi, da vomito. Praticamente ho visto dei piedi inguardabili, ma piedi a parte. 17 anni ormai che sono single e si sta avvicinando al 18esimo anno. No, l'asilo sono stata sposata ben 3 giorni, tipo l'ottava moglie, poi mi ero stufata, ho detto no. Basta, io non voglio più essere la ruota di scorta. E quindi me ne sono andata. La prossima domanda me la fa Elena Simone. Ragazzi, nel leggere i nickname ormai sono un'esperta. Come mai hai voluto partecipare al collegio? Allora, tutto quello che riguarda la televisione, il mondo del cinema, della televisione, mi ha sempre incuriosito tantissimo. Mi è sempre piaciuto poterne far parte. Quindi appena mi si è presentata l'opportunità di fare un provino, sono andata, sono stata dentro ben mezz'ora a parlare un po' dei fatti miei, dei miei litigi con la Nadiona. Io mi sono sempre lamentata della Nadiona. Quindi sono stata dentro, ho parlato, poi sapete che a me piace un sacco chiacchierare. E quando sono davanti alle telecamere mi sciolgo completamente, cioè io mi sento completamente
completamente a mio agio. Appena appunto mi si è presentata l'opportunità di poter partecipare a un programma televisivo, ho detto wow, che figata. Inizialmente non sapevo bene di cosa trattasse. Poi quando mi hanno richiamato e mi hanno presa, ho spiegato un po'. La Nadiona all'inizio era super scettica, non voleva, però alla fine, dato che mi vuole tanto bene nonostante tutto, nonostante ci scanniamo quotidianamente, quando poi mi hanno spiegato di cosa consisteva il programma, ero super eccitata, ero felicissima, super contenta di partecipare. Quindi ho deciso, proprio perché è una cosa che mi divertiva e poi è stata una delle esperienze più intense e belle della mia vita, quindi la rifarei miliardi di volte, davvero. La prossima domanda me la fa Laura 301208. Mi chiede: figura di DM più grande. Allora, la figura di M più grande credo sia stata, ce ne sono un sacco che ho fatto, ma davvero tante, cioè io ogni giorno ne faccio una, però quella peggiore credo sia successa a scuola. Allora, il giovedì alle medie avevo arte, ginnastica e musica, quindi avevo la cartella, la borsa ginnastica, la cartelletta di arte e lo strumento. Come strumento avevo una pianola, ma più che una pianola era una bara, perché era gigante, cioè se io mi fossi sdraiata sopra ci sarei stata nella custodia. Era inverno, strada ghiacciata, stavo attraversando per andare a scuola. Ovviamente il ragazzettino che mi piaceva, proprio crush, l'amore della mia vita, per cui avevo perso completamente la testa, era fuori, perché ovviamente alle medie si stava fuori dal cancello ad aspettare che tutti entrassero. Scivolo, cado sulla tastiera. La tastiera si accende, si dente. No, al momento mi sono sentita morire dentro. Non so, le viscere lacerarsi. Tutto, volevo scomparire, mettere la testa sottoterra come gli struzzi. Sono andata avanti portandomi questo fardello per un altro anno. Questa credo che sia stata una delle figure peggiori della mia vita. Questa domanda me la fa Alessia Salotta, A, con due A. Mi chiede: il tuo sogno più strano. Allora, di sogni strani ne faccio continuamente. Tipo, l'altro giorno ho sognato Leonardo DiCaprio. Andavamo a sciare insieme, non chiedetemi perché. A un certo punto lui doveva tornare per la proiezione di un film e si scopre che ha il coronavirus e muore il giorno dopo. Quindi si crea il panico. Ero convinta di aver preso il virus anch'io e di morire. Però va bene, ok, questo è uno abbastanza normale, no? C'è stato un giorno, ma proprio un sogno traumatico ho fatto, dove c'era comunque metà della mia famiglia. Io, mia mamma, mia nonna, i miei tre cugini, il papà di un mio amico, a casissimo. E ci trovavamo tipo all'inizio di una strada, no? Dove dovevamo passare 5 fasi, no? Eravamo più squadre e la squadra che arrivava alla fine poteva tornare a casa. È stato tipo la prima parte, che non me la ricordo bene. La seconda dovevamo passare in questa foresta dove rischiavamo di essere mangiati vivi. E poi si arrivava alla fine di questa foresta e da lì, guardate che è stato un sogno angosciante, mi sono svegliata che mi sono sentita proprio male. Siamo arrivati su questa specie di strada un po' scoscesa, tutta asfaltata, dove degli aerei lanciavano delle bombe. E io ricordo chiarissimo proprio l'immagine di mia nonna colpita, stesa a terra così morta, insieme a un altro mio cugino, all'Andrea, quello che avete visto nel video YouTube. Io, mia mamma, papà di questo mio amico, che dico, tra tutti quelli che poteva morire, potevamo riusciti a schivare tutte le bombe. Vabbè, abbiamo preso la metropolitana, poi siamo arrivati a casa. Allora, questa domanda me la fa campus.elisa. Mi chiede: cosa siamo noi per te? Allora, amici, non sono molto brava a parole, nel senso che non sarei in grado di esprimere quello che provo per voi, perché è qualcosa di enorme. Non saprei neanche come ringraziarvi per il supporto quotidiano, per le cose belle che mi scrivete. Voi non sapete il bene che mi fate, davvero. Quando io leggo un vostro messaggio, sono magari un po' giù, tirate sulla giornata, trasformate in qualcosa di meraviglioso. Quindi voi siete tutta la mia vita, voi siete qualcosa di immenso per me. Io vi voglio un mondo di bene, ci tengo un sacco a voi, al nostro rapporto, alla nostra famiglia che stiamo creando. Stiamo diventando sempre di più, sempre più forti, più uniti. Le mie fanpage sono fantastiche, tutti voi siete fantastici, le persone che mi sostengono, che mi sopportano ogni giorno, i miei scleri quotidiani. Cioè, io mi guardo allo specchio a volte e mi dico: ma che c'è? Ma come fai a piacere alla gente? Invece, leggendo i vostri messaggi, è bellissimo, perché mi sento apprezzata. Luca Francadi: di solito che libri leggi? Allora, in realtà mi piacciono un po' tutti i libri, non ho una categoria di libro preferito, nel senso che dipende dalla trama o comunque da quanto mi possa prendere l'autore, come scrittura, come velocità nell'entrare appunto nel pieno della storia. Adoro tantissimo i gialli. Christie e Sir Arthur Conan Doyle sono i miei preferiti in assoluto. C'è Il Mastino di Baskerville, che è meraviglioso, 10 piccoli indiani, quelli mi fanno impazzire. Poi adoro i romanzi rosa, ma come romanzi rosa intendo categorie tipo Jane Austen, quindi storie d'amore
d'autore. Piacciono anche molto i fantasy, perché in realtà ci sono tipo Harry Potter, come si chiama? Divergent, uno che si chiamava Gregor, cose del genere. Amo anche molto i classici, nel senso che ci sono dei classici che mi piacciono particolarmente. Avventura, Il giro del mondo in 80 giorni, mi era piaciuto anche molto Il corsaro nero, Sindrome di Sandokan, La tigre di Sandokan, non l'ho mai letto. Però mi incuriosisce abbastanza. Adoro libri più riflessivi, come ad esempio Wonder. Cioè, insomma, mi piacciono un po' tutti. Dipende un po' dalla trama, dalla storia. Adesso sto leggendo Giallo medievale, che è molto carino. È La reliquia rubata, molto scorrevole. L'altro libro che adoro follemente è stata La scomparsa di Ettore Majorana. È un libro un pochino più investigativo, cioè riporta varie teorie sulla scomparsa di Ettore Majorana. La mia fanpage Ludovica_underscore, abbracciami_underscore. Sei me mettere l'eyeliner? No! Però adesso voglio darvi una dimostrazione pratica. Qui c'è il mio eyeliner che non metto mai, infatti è come nuovo. E lo specchio. Allora, perché a me non piace... Ma che è sto schifo? Raga, ma che sbocco. Non lo rifaccio dall'altra parte perché non vorrei peggiorare la situazione. Prego, insegnatemi. Beatrice.martignone mi chiede: momento battuta, sapete cosa ci fanno 8 cani in mare? Canotto. Mi ritiro, vado, ok, ho capito. Comunque queste battute ci sono dal dopoguerra, tipo, però ok, va bene. E niente, amici, siamo arrivati alla fine col momento battuta super cringe. Siamo arrivati alla fine. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia strappato un sorriso. Ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, assolutamente. Commentare qua sotto. Poi vi lascerò una domanda perché adesso non me ne vengono in mente, però ok. E noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video, sempre alle ore 15. Quindi un bacione grande e ci vediamo presto. Ciao!